Sindaco Amatucci, negli ultimi giorni è nata la polemica legata all'aumento del costo del trasporto scolastico. Insomma, le cose come stanno realmente? E come sempre, purtroppo la politica tira fuori il meglio o il peggio dai consiglieri e da coloro che la praticano in modo poco leale e soprattutto molto scorretto. E specifichiamo chiaramente, con molta serenità, che questa amministrazione ha fatto solo il dovere del buon padre di famiglia, ossia ha ottimizzato enormemente il servizio del trasporto scolastico, garantendo sei pulmini e non sei pulmini occasionali. Noi abbiamo avuto da questo inizio dell'anno scolastico sei pulmini ufficiali, di cui tre comunali e tre nuovi portati dall'azienda che si è aggiudicata il bando regionale. E qui voglio spezzare una lancia a favore di questa amministrazione che ha garantito per la prima volta, forse, un lavoro regolarizzato per sei assistenti sui pulmini che lavorano, sono entrati a lavorare con l'azienda appunto che si è aggiudicata il bando. Riguardo poi all'aumento previsto di 20 euro, innanzitutto riguarderà l'anno scolastico 2025-26 ed è un aumento ponderato sul fatto che il comune ha avuto un aumento dei costi per il trasporto sui pulmini del trasporto scolastico di circa 150.000 euro e ci è sembrato il minimo alzare di soli 20 euro quando già paesi vicini a noi facevano pagare 80 se non 100 euro già da tempo. Ultima cosa, non di poco conto, è questa ridicola scelta di tirare in ballo ancora questi 1.000 euro che abbiamo dato al comune di Martignano, comune a noi molto amico, che sono solo per, diciamo, aiutare a pagare i costi dell'assicurazione del trasporto che giornalmente viene fatto per i nostri ragazzi di Sant'Egidio che hanno scelto di andare per esigenze di famiglia o scelte personali proprio dei genitori, vanno a fare il loro percorso scolastico, che è quello dell'obbligo, nelle strutture di Martignano, con un costo del trasporto scolastico doppio rispetto a quelli che frequentano le scuole santegidesi. Riguardo alla scuola non posso dire altro che questa amministrazione ha appoggiato da sempre le idee della dirigente scolastica e dei suoi collaboratori. Infatti vanta di aver preso dai comuni limitrofi tutti gli studenti e portati a Sant'Egidio alla Vibrata per poter valutare il percorso di studi da poter intraprendere. Infatti, guarda caso, quest'anno il nostro istituto tecnico-tecnologico, che presenta vari corsi, tra cui quello della moda, ha distrutto la concorrenza come iscrizioni, ben 34 iscrizioni mai registrate nella storia del nostro ITT, surclassando gli istituti che avevano proposto lo stesso profilo di percorso di studio. Per chiudere, voglio dire, a parte ci sarà modo di augurare le migliori festività natalizie ai cittadini santegidesi, questa amministrazione sta lavorando a 360 gradi per il bene della comunità. Quindi cerchiamo di concentrarsi sulle cose serie fatte per i cittadini e non sulla pochezza dell'attività amministrativa denigratoria nei confronti di questa amministrazione che sta facendo tanto e molto bene per la comunità santegidese.